Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio vi dà appuntamento tutti i mercoledì alle ore 20 su Canale Italia 84 del Digitale Terrestre con Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com. Scratch, buonasera. Oggi una puntata tutta dedicata alle donne, quota rosa molto molto importante. Abbiamo qui in studio due gradite ospiti, Letizia Borghesi. Ciao Letizia. Ciao a tutti. E Sofia Begin. Ciao a tutti, grazie. A Roma, Italia, Vaiano, Basso, quindi squadra, siete nella stessa squadra. Siete reduci da un'importante campagna del Nord. Noi di Scratch ne abbiamo parlato spesso quest'anno, abbiamo fatto il servizio al Fiandre, abbiamo parlato poi, Letizia, partiamo con Letizia, Sofia, del tuo piazzamento alla Freccia del Brabante. Allora, te l'aspettavi? Sì, no, considerando il fatto, l'abbiamo detto anche qui in studio, che non hai avuto un inverno molto molto sereno dal punto di vista mentale, cioè eri senza squadra e poi finalmente hai trovato qualcuno che ti ha dato la possibilità e te la sei giocata bene fino adesso. Sì, diciamo che il settimo posto è arrivato, cioè io sapevo di star bene in quel periodo, però non sapevo se era una gara proprio adatta alle mie caratteristiche. Ho cercato di andare in fuga per riuscire a cogliere questo piazzamento, ho insistito per tutta la prima parte della gara finché sono riuscita a rientrare nella fuga che era già uscita e quindi sono riuscita a fare una bella prestazione e sono contenta di questo settimo posto. E posso dire che è stato un grande aiuto morale, perché insomma la stagione scorsa è stata molto dura, perché purtroppo ci sono degli ambienti di squadre dove vanno un po', non supportano bene le atlete e avevo perso un po' di serenità. Infatti anche durante l'inverno non sapevo bene, ero un po' confusa. Non sapevi cosa fare. Sì, non ero tranquilla, ero un po' confusa e quindi questo inizio di stagione mi ha fatto un po' riprendere le possibilità. Ricredermi in me stessa, le tue sì. Qualità, insomma. Sì, esatto. Sofia, anche per te una buona prima parte di stagione, insomma, le pietre del Nord, queste gare che un po' tutti vorrebbero fare, no? Almeno una volta nella vita. Un approccio al ciclocross, l'abbiamo detto spesso, il tuo è stato easy per preparare preparare la prima parte della stagione. Il tuo bilancio in questa prima parte di questa campagna del Nord, considerando poi che gli appuntamenti forse per le tue caratteristiche saranno un po' più avanti? Sì, diciamo che ho cercato di far rientrare il ciclocross in questo inverno, perché ad esempio l'anno scorso non l'ho praticato e diciamo che secondo me ho sentito molto che mi mancava qualcosa, soprattutto i cambi di ritmo e quando ad esempio in salita o negli strappetti, quando accelerano si sente che comunque ci vuole una spinta in più, e il ciclocross secondo me lo dà a pieno, soprattutto perché il fango, le curve, è tutto un insieme di ostacoli che devi comunque superare, e anche su strada ci sono, soprattutto nella campagna del Nord, come nella nostra prima parte di stagione che abbiamo fatto, che tra ciottoli, tra pioggia, brutto tempo e comunque gli strappi duri che sono praticamente impossibili, però insomma dai, piano piano e con la forza ci siamo riusciti a sorpassarli tutti. Dopo il bilancio della mia prima parte di stagione non è così coi fiori, però insomma dai, è una buona base per quello che verrà avanti in questi mesi, che tra un mese e mezzo ci sarà il Giro d'Italia, speriamo insomma di fare il meglio.
Beh, quello sicuramente, tra l'altro, lo ricordiamo, il maltempo che sta un po' imperversando in tutta la penisola. Cominciamo perché oggi, ragazzi, abbiamo veramente tante gare, quindi adesso diamo la linea agli esordienti e giovanissimi del Canapè Baby Challenge, servizio di Christian Bohm. Nutrita partecipazione di esordienti e di giovanissimi a Sant'Angelo Le Fratte in Basilicata per la prima edizione del Gran Premio Città delle Cantine a cura del cicloteam Valnoce con il supporto dell'ASD Giro d'Italia Amatori nell'ambito del Canapè Baby Challenge, circuito che promuove in giro per l'Italia tutto il meglio del ciclismo giovanile. Tra gli esordienti di primo anno è stato Ivan Toselli a prendere il sopravvento e a vincere su Fabrizio Laino e Andrea Masciulli. Tra i ragazzi di secondo anno a prendersi una bella soddisfazione è stato Federico Amati, imponendosi in volata su Christian Di Prima ed Elia Basile. Al femminile, ottime performance di Maria Elena Stella tra le allieve, Lara Lepri, Chiara Radesca, Aurora Immacolata Falabella e Francesca D'Amico tra le esordienti. Molti allegri e sorridenti per i 50 baby corridori delle categorie giovanissimi under 13 nelle 6 batterie di gara in rappresentanza delle società Team Cesaro Falasca, Mary J. Sweet Angels, Andrea Bike, Jumpy Clan, Big Extreme La Selva, Cicloteam Valnoce, Cicloteam Matera Sassi e ASD Marco Pantani tra le migliori in evidenza nella classifica per la miglior somma di piazzamenti individuali. Il team Cesaro Falasca si aggiudica la classifica a punteggio con 41 punti. What I really like to this race is that before and after the race you can ride like you want. So if you want to stop, you stop. And you can really enjoy the landscape, and that's what I really like. The landscape was really open, so you can really see the other side of the mountains, the depths of the valley. We passed also on a completed abandoned village where you had to stop because it was really amazing to walk through the little streets, the broken houses. All the church was in a really good shape. Bentornati amici di Scratch, prossimo servizio sarà Breganze, una gara molto cara a Sofia. Com'è correre, partiamo da te Sofia, com'è correre al nord rispetto a correre in Italia? Cioè vedo che avete già il vostro fan club, arrivano a chiedervi gli autografi. Diciamo che è un po' un mondo riscoperto, cioè nel senso che sembra proprio diverso, cioè da noi e più che altro non vieni quasi neanche considerata, secondo me, dal forse pubblico. Forse avevano i parenti. Esatto, parenti. Più una gara tra me nonna, mio padre, insomma. Insomma, la gente un po' che ci conosce. Invece là c'è proprio gli appassionati che vengono lì, insomma, ti rendi conto che è tutto un altro mondo, che c'è veramente la passione e le persone che comunque ti lodano in un certo senso, anche se magari sei una piccola ragazza che corre in mezzo a un gruppo di grandi ragazze che sono fortissime. Letizia, com'è stato appunto arrivare davanti in una gara così come la Freccia del Brabante, che comunque è una gara che è storica da questo punto di vista, cioè dal punto di vista del tifoso
E ti chiedo questo perché mentre andava in diretta la vostra gara della Freccia del Brabante che seguivo io su Facebook, avevo degli amici, degli appassionati, come li chiamate voi, dal Belgio, che mi aggiornavano su quello che stavi facendo te, quello che stavano facendo le ragazze della Valcar, quindi lo sentite proprio questa differenza così tangibile con l'Italia e cosa si può fare? Cioè, che appello potete poi dare tu a quello che ci guarda adesso su Scratch e dice guarda che belle, due belle ragazze, dove posso darle a vedere? Cioè, non è così difficile venire a vedere le donne, no? Anche in Italia. Cosa dici? Sicuramente è stata una grande emozione lì al Brabante perché il pubblico era veramente numeroso e non era lì alla gara solamente per vedere il passaggio dei maschi che passavano dopo, ma appunto hanno onorato anche la gara femminile e in ogni tratto, in ogni salita c'era veramente tanta gente che urlava e per loro appunto queste gare sono proprio degli appuntamenti, delle manifestazioni che non possono mancare. E in Italia c'è un po' una mentalità diversa e forse loro sono proprio fin da piccoli sono abituati a vedere il ciclismo al posto che andare al centro commerciale. Esatto, al posto di vedere calcio vedono ciclismo, invece qua è un po' diverso. Sì. Vi è venuta voglia di fare un po' di gare al nord del ciclocross? Guardando un po' come l'atmosfera su strada, ad esempio. Vabbè, sicuramente, cioè, secondo me è proprio da pelle d'oca, soprattutto nei muri che la gente comunque ti urla, anche se magari sei indietro o stra indietro, però insomma loro ti tifano fino all'ultimo. Anche per te? Sì, sicuramente fare una gara di ciclocross su lì sarebbe una grande emozione, un'esperienza da provare perché penso che sia proprio un altro mondo, un altro ambiente e spero di poter partecipare ad una gara di ciclocross lì in Belgio. Quindi gli ho già tolto una mezza promessa che faranno ciclocross anche quest'inverno. Andiamo con una gara molto cara a Sofia Begin, perché se non erro l'ha vinta qualche anno fa da junior, può essere. Il quinto Memorial Franco Basso da Breganze, categoria donne juniores, commento di Nicola Argesi e Anna Chiara Dinale, che sta diventando sempre più brava. Via la clip. Breganze, quindi vale a dire quinto Memorial Franco Basso, un pensiero anche da parte mia, l'ho conosciuto e ho avuto modo di lavorare con lui per diversi anni, una figura importantissima nel panorama del ciclismo femminile, già anche presidente provinciale del comparto vicentino. Una gara dedicata alle juniors, la cosa principalmente che a me fa piacere, di immenso piacere, cara la mia Anna Chiara, sono tutte juniores e sono un bel lotto di partenza. Esatto, c'è qualche under 23 che ha corso insieme alle juniores, ma l'importante è che giocavano tutte ad armi pari, stesso rapporto, stessa età, e qui si è vista la differenza, gara dura fin dalle prime battute. Ecco, l'importanza è che queste qua abbiano una categoria a sé stante, senza andare con le open, che chiaramente si creano poi dopo delle alchimie molto particolari. È importante la crescita anche per le donne, perché non dimentichiamoci che le juniores rispetto alle under o alle elite sono tanti anni di differenza, c'è ancora tanto da crescere qua.
Assolutamente, abbiamo visto poi che nelle prime gare open c'erano ragazze che si confrontavano con atlete di 5, 6, 7 anni in più, persone che avevano già avuto esperienze anche internazionali, con la nazionale avevano già vinto medaglie, quindi ovviamente una juniores al primo anno soprattutto si sente un attimino intimorita e non, magari non si mette in luce come dovrebbe. E becca castagnate, intanto un percorso, diciamo, con l'asperità di 500 metri da ripetere ogni volta, 11 volte più l'atto finale, hanno sulle gambe poi alla fine 7500 metri di dislivello, che comincia a essere già una tappa di montagna. E includiamo anche il fatto che tra discese e poi pianura la gamba teme delle difficoltà, perché un conto è andare sempre in salita, arrivare all'arrivo da Green Pearl, è un conto avere questi saliscendi. Poi la giornata non ha sicuramente aiutato, intanto qua vediamo Martina Porcellato con un problema meccanico del gruppo sportivo Mendespec, giornata che ha visto pioggia dal primo all'ultimo momento, molto fredda, soprattutto queste sono ragazze che hanno corso la maggior parte del giro della campagna, comunque con temperature più alte, questi continui sbalzi comunque non aiutano le gambe, la preparazione e anche la forza fisica che va ad esaurirsi a mano che macinano chilometri ovviamente. Una mini era glaciale che sta compromettendo anche tante organizzazioni, le quali poi dopo si sono costrette addirittura ad annullare delle gare. Non è il caso di questa bellissima gara organizzata dal team Bregan, perché cominciamo a dire che hanno squadre ma hanno anche un'autentica professionalità fatta di anni, poi tu ne sai qualcosa perché hai vissuto in queste file, Anna Chiara. Il Breganza sicuramente è una società storica, nasce nel 1996, poi ha passato il testimone all'attuale presidente Federico Zatti, era insieme a Gianluca Dalla Valle, hanno fatto come ogni anno un lavoro eccezionale per garantire sicurezza e un percorso di altissimo livello, è una delle gare più dure e più attese. Qui vediamo proprio, grazie al traguardo volante posto dopo 4 tornate e mezzo, il primo attacco di giornata che risulterà poi essere quello decisivo di Cristina Tonetti della Bike Cadorago, prima inseguitrice era stata con il dorsale 25 Denise Pellegrini di Ciclismo Insieme e poi naturalmente la portacolori di casa con il dorsale numero 6. E qui vediamo una bella caduta, una scivolata sul, tra il pavé e la strada normale, qui evidentemente è andata via la ruota posteriore e l'altra è caduta di conseguenza. C'era purtroppo quel primo tratto di pavé un attimino dissestato, c'era una pozzanghera abbastanza elevata, tra l'altro a cadere è stata una ex atleta del Breganze, Giorgia Bariani, che fino allo scorso anno militava appunto nel Breganze e vincitrice lo scorso anno tra le juniores proprio del Memorial Franco Basso. Vediamo già le prime scaramucce e tentativi di fuga, qua abbiamo col pettorale il 58. Esatto, si tratta di Cristina Tonetti, è stata lei a prendere l'iniziativa per prima e prontamente ha risposto l'atleta di casa Elisa Tonelli del Breganze Villiers Team, che naturalmente ci teneva a far bene a casa propria, quindi era l'obiettivo arrivare entro le prime 10 per la società e tentare di replicarsi. Nel corso degli anni hanno vinto in numerose occasioni, a partire dalla prima edizione con Sofia Ebegin, passando poi per la Bariani, ha vinto anche Nicole D'Agostin e hanno tentato di ripetersi anche quest'anno. E vediamo che le due russe sono lì che nelle prime file di questo gruppo inseguitore, chiaramente russe che fanno solo ciclismo mi pare, perché comunque vivono qua mi pare un anno all'altro e non penso che vadano a scuola, perché mi pare che non sappiano neanche parlare in inglese. È la nazionale russa, sì, a base a Prato, e per quanto riguarda poi studio o altro qui non siamo appunto informati, però si vede che hanno sicuramente una preparazione molto molto accurata, soprattutto dai numeri che abbiamo visto poi nella salita di Forte Longo. Vediamo comunque che approfittano nelle discese per poter recuperare il gap. Sono contento che queste immagini vadano in televisione perché gli organizzatori hanno messo una situazione all'arrivo di grande pregio, proprio diciamo così come gli uomini, come è giusto che fare, siamo in parità di genere, hanno curato nei minimi dettagli. Certamente hanno curato tutto nei minimi dettagli, a partire dal podio poi che era posto in centro a Breganze con comunque la scenografia della piazza che purtroppo non siamo riusciti a sfruttare per motivi di maltempo, e qui vediamo appunto l'attacco di Galimulina che cerca di favorire la campionessa europea presente quest'oggi, Aigul Gareva, sempre della nazionale russa. Sono due atlete da tenere nel mirino, da tenere sott'occhio. Ricordiamo che Aigul Gareva
all'Europeo ha dato 6 minuti e un secondo alla seconda classificata, che ha poi regalato il gruppetto che era la nostra Vittoria Guazzini, però 6 minuti è un distacco veramente importante. Intanto Gianni da Santo ci fa vedere che piove con questa goccia rallentatore per far capire quanto giornata tremenda sia stata per tutti e anche per gli atleti, ma per tutti, per coloro che hanno collaborato alla riuscita bellissima comunque di questo evento. Ricordiamo, sono tanti anni, sono contento di ricordare Franco Basso perché mi ha legato con lui una bellissima amicizia, manca molto nel mondo del ciclismo. Però voglio dire, le russe qua cominciano a far gioco di squadra, sanno che una può andare avanti ma l'altra poi tiene a bada il gruppo, come sta succedendo in questo momento. Sicuramente se fosse partita in prima battuta Aigol Gareva nessuno si sarebbe permesso di lasciarla fuggire, quindi lei è rimasta nelle retrovie, è partita la compagna di squadra Galimulina, seguita prontamente da Sgrisleri, che hanno tentato di riportarsi sulle due fuggitive, le due protagoniste assolute di giornata. Va fatto un applauso grandissimo a Cristina Tonetti ed Elisa Tonelli, perché hanno fatto veramente una gara completamente in fuga. Sono partite al quarto giro dopo neanche 24 km di gara e sono arrivate quasi fin sul traguardo. Una Borghesi leggermente in difficoltà, abbiamo visto qualche atleta già con la lingua di fuori, siamo nelle battute finali, però qua cominciamo a vedere che il gioco di squadra delle russe è pari a quello delle professioniste. Ha mandato la sentinella davanti per avere un buon punto di riferimento e aspettiamoci l'attacco. A livello di tattica, a mio parere, le due squadre che si sono contraddistinte maggiormente sono appunto Nazionale Russa e poi anche il Breganza. Hanno fatto veramente un gioco di squadra pazzesco. Poi qui naturalmente è andata a vincere, non c'è stata storia per nessuno, Aigol Gareva sulla compagna di squadra Giulia Galimulina. In salita non c'è stato nulla da fare, era lei nettamente la più forte. Un arrivo comunque a ranghi compatti per quanto riguarda le posizioni di rincalzo. Esatto, e a vincere la volata del gruppetto è stata Gaia Masetti, la portacolori del Breganza Villar Team, che si è imposta su Catarzi, Alessio, Patuelli, Truc, Vittillo, Tonetti e Rite Seva, sempre per la nazionale russa. Quindi tanto estero, tanto pubblico, perché ricordiamo pioveva e non c'erano più di 5-6 gradi, quindi non per dovere di cronaca in questa mini era glaciale. Intanto vediamo anche la Borghesi, sono contento di vederla, ciclocrossista anche lei, oggi non avrà forse partito il freddo ma ha partito le varie pendenze che si sono dovute affrontare. Qui il vice sindaco, esatto, Francesco Crivellaro, è una cittadina breganza che ha sempre dato risalto al ciclismo e soprattutto al ciclismo femminile. C'è stato soprattutto all'inizio un minuto di silenzio per ricordare Cinzia, una signora che ha fatto tantissimo, la proprietaria del Bersagliere, tantissimo per il ciclismo femminile, è stata molto vicina alla società e questo era un omaggio anche per lei. E io ti ringrazio Anna Chiara, l'omaggio che va chiaramente distribuito con Franco Basso, un complimento, diamo un voto agli organizzatori. 10 più sicuramente. Grazie. Parti di slancio. Contrasta la fatica. Ritrova le forze. Pro Action. Integratori per lo sport. Lasciamo fiatare un po' Letizia e Sofia perché rientriamo in studio per rilanciare un altro servizio. Grazie a Roberto Ferrante che dalla Puglia ci manda sempre delle gare che sono delle chicche. Andiamo con la Gran Fondo Città di Andria in provincia di Bari. Servizio di Roberto Ferrante. Hey!
Giornata perfetta per celebrare una grande festa del ciclismo. Se da un lato il cielo è stato generosissimo nel regalare ai 600 partenti una finestra di clima perfetto in giorni di perturbazione, dall'altro è stata la maestria organizzativa della MM Bike Andria ad amalgamare la passione per le due ruote con il fascino del territorio murgiano in un percorso studiato per il divertimento, la sicurezza e il sano agonismo. E questa la cifra della terza edizione della Gran Fondo Città di Andria, dedicata alla memoria del cavalier Leonardo Sanguedolce, grande sostenitore del ciclismo locale, caratterizzata da numeri importanti e impreziosita dalla vittoria dell'ex professionista abruzzese Manuel Fedele. Questa volta si è davvero superato lo staff coordinato da Giuseppe Muraglia e Michele Maggese con la guida del presidente onorario Giovanni Sardone, perché un conto è saper disegnare un percorso di 107 km e 1300 metri di dislivello capace di far divertire tutte le gambe, un altro è saperlo blindare in sicurezza facendo rete tra associazioni di volontariato, forze dell'ordine e amministrazioni comunali, contando soprattutto sulla forza del gruppo e sulla passione infusa da tutti i soci MM Bike. Tappa del Giro dell'Arcobaleno, la Gran Fondo Città di Andria Memorial Sanguedolce è stata un modello di accoglienza con pacco gara ricco, premiazioni di qualità con prodotti del territorio e una lunga festa nel dopogara con il pastaparty. Grande la festa con tutti i protagonisti del Sud Italia al via e numerosi amici di Giuseppe Muraglia ai tempi del professionismo, scesi dall'Abruzzo e dalle Marche, con presenze anche da Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, con qualche atleta estero, Hong Kong, Lussemburgo e Belgio su tutti. Presenti l'onorevole Salvatore Matarrese, il commendatore Luca Sanguedolce e Lorenzo Spinelli, presidente del comitato provinciale della Federciclismo. Particolarmente degna di nota la dinamica di gara e non c'è momento più delicato in una corsa con quasi 600 partenti della partenza e delle fasi iniziali. A maggior ragione in una gara come la Gran Fondo Città di Andria, che parte dolce ma presto si inasprisce. Fondamentale stare avanti e qualsiasi danno meccanico in questa fase pesa molto, anche perché a pochi chilometri dallo start la strada si stringe e sulla via vecchia di Spinazzola comincia a salire. Il boschetto di Sant'Agostino sferza il gruppo, la punta di Bosco Spirito offre il suo contributo ed è infine sulla difficile ascesa detta delle Tre Marie che parte la fuga decisiva. È di quelle importanti perché dentro ci sono i rappresentanti di quasi tutte le squadre più blasonate, così che dietro in pochi hanno interesse a ricucire. La fuga prende dunque il largo, composta da 13 unità. Con questi presupposti chiunque troverebbe un accordo per arrivare sino in fondo e infatti la gara in testa procede energica ma tranquilla, superando nell'ordine prima Minervino, poi il complesso transito sul Pagliarone flagellato dal vento, la sinuosa ascesa del Cavone e nuovamente Minervino da un altro versante. Dietro il gruppo cede ma non troppo, spezzandosi in due grossi tronconi ma riuscendo a contenere il gap entro i 2-3 minuti. E solo quando termina la lunga discesa da Minervino nei pressi del borgo di Montegrosso che gli accordi in testa saltano e cominciano gli scatti. Tra tutti i tentativi, il più generoso è quello di Donato Cannone, l'ex professionista beniamino di casa che viene ripreso solo già nell'abitato di Andria. Tutto azzerato, la parola passa allo sprint, lunghissimo e anche quest'anno deciso in larga parte dall'ultima curva. Ne approfitta scaltro la abruzzese Fedele, vecchia conoscenza di Giuseppe Muraglia ai tempi della Vini Fantini, che si porta in testa e in una progressione impeccabile va a vincere la terza edizione della Gran Fondo Città di Andria. Mentre il secondo posto tra gli applausi è di Elia Aggiano, terzo un ottimo Michele Laddomada. La gara femminile ha regalato uno spettacolo targato pedale elettrico grazie alla fuga vincente di Caterina Bello e al secondo posto della compagna di squadra Rosa Colasuono. Le posizioni di rincalzo si sono decise allo sprint ad appannaggio di Roberta Lanzillotti, che è riuscita a mettere le sue ruote davanti a quelle di Cinzia Tarantini e Mara Parisi. Bentornati amici di Scratch, un giorno registreremo e metteremo su Facebook i fuori onda perché sono veramente sensazionali. Allora ragazze, Sofia, abbiamo parlato
della prima parte della stagione, c'è questo Giro d'Italia che è stato tra l'altro anche già presentato. Voi ancora non sapete se tutte e due parteciperete, quindi non vi faccio la domanda in primis sul Giro d'Italia, ma ve la faccio sul Movimento Italiano, che sta andando molto molto bene. Una Marta Bastianelli che sta andando forte, una ex tua compagna di squadra Sofia Bertizzolo che anche lei sta andando molto molto bene, Soraya Paladin, quindi un Movimento Italiano che cresce. Qualcuna corre all'estero, forse le più magari mature adesso corrono all'estero, però ci sono anche delle squadre come la vostra, come la Romitalia Vaiano, che stanno facendo e danno la possibilità, come la Valcar, come la Lecce Pollini, di avere un nucleo italiano e di spostarlo proprio come nei professionisti su strada, quindi di fare un calendario molto molto variegato. Come vedi questo ciclismo femminile, appunto, sta bene, non sta bene? Cioè, perché gli atleti ci sono, però in effetti in Italia un po' le gare mancano. Diciamo che in Italia c'è sempre un po' di difficoltà, soprattutto per le corse, le squadre faticano sempre un po' a creare un ambiente così sereno da dire siamo competitivi come quelle, come le squadre World Tour che ci sono, che hanno i grandi nomi. E anche ci sono i nostri grandi nomi, come appunto la Marta Bastianelli o la Soraya o la Sofia. E, però secondo me... Longo Borghini, perché... Esatto, perché sì, mi tirano le orecchie che poi me le dimentico. Cioè, no, ce ne, sono ne abbiamo tantissime. Tantissime e giustamente, cioè, vanno veramente forte. E, però per quello, secondo me, tra qualche anno forse riusciremo a trovare un ambiente tutto, forse... uguale per tutte, io lo spero vivamente, dopo si vedrà insomma quello che si riuscirà a fare, però comunque il livello di noi donne secondo me è cresciuto negli ultimi anni veramente tanto, e questo secondo me è un'ennesima dimostrazione che noi siamo come gli uomini e possiamo fare la stessa cosa che fanno loro. Ma infatti il fatto di accorpare la gara femminile e anticiparla c'era già tanti anni fa, perché io quando ho fatto la Varazze Sanremo arrivavamo mezz'ora prima dei professionisti uomini. Si è un po' perso, c'è solo le strade bianche, c'è il Giro dell'Emilia che Amici ha riproposto anche per le donne. Forse potrebbe essere quello, no, la chiave di volta, Letizia, per cercare anche di ridurre i costi, quindi di avere i professionisti. Io sogno un Giro d'Italia con le donne che partono e arrivano mezz'ora prima degli uomini. Cioè, secondo te potrebbe essere la chiave di volta, visto che al nord va bene questo tentativo? Sì, secondo me sarebbe l'ideale quello di fare le gare in parallelo proprio e appunto accorpare le gare degli uomini a quelle delle donne. E, infatti ci sono diverse manifestazioni degli uomini che... molto importanti, che invece noi donne purtroppo non facciamo. Ad esempio io, che sono trentina, parlo del Tour of Alps, ad esempio, sarebbe bellissimo poterlo avere anche in femminile, magari appunto partendo dalle stesse località, e non penso che sia un costo esagerato perché appunto il percorso è già tracciato per gli uomini, e perciò spero che nei prossimi anni si riesca a fare qualcosa anche per le donne. E lo speriamo vivamente, perché come fanno, e qua lancio un po' una miccia, come fanno il giro con le e-bike che anticipa il Giro d'Italia dei professionisti, non vedo perché non potrebbero fare una bella bella gara dedicata alle donne elite, anche perché sicuramente non sfigurerebbero le ragazze sul San Luca. Dubito che qualcuno andrebbe fuori tempo massimo, forse ho ragione. Andiamo con il prossimo servizio, grandissima internazionale dalle Langhe, Gran Premio del Roero, categoria juniores al maschile, servizio di Christian Bomma. Thank you.
Cari amici appassionati di ciclismo, 15ª edizione del Gran Premio Vini del Roero, la primavera dei campioni, gara nazionale riservata alla categoria Juniores con l'organizzazione a cura della AST Gran Roero Canale. A raccontarvi la corsa il sottoscritto Leonardo Metalli ed Elia Battistini, buonasera a tutti. Immagini dall'alto con la splendida veduta dell'elicottero sul centro di canale. Siamo nelle fasi preliminari di corsa con presentazione squadre, foglio firma e prova rapporti come di consueto. Una delle prime vere corse del calendario. E vediamo Alexander Vinokurov, general manager dell'Astana, presente quest'oggi per un determinato motivo. Sì, è venuto a vedere la corsa dei propri figli che corrono, militano per l'Unione Ciclistica Modena, Monaco. Intanto qui stiamo entrando nelle primissime fasi di corsa, siamo nel centro di canale, lo stiamo abbandonando il centro storico in via di trasferimento per portarsi in tutta sicurezza al di fuori del centro cittadino. Abbiamo sentito, come dicevi Elia, le impressioni pre-gara. Più o meno tutti quanti hanno avuto lo stesso filo conduttore, perché sicuramente hanno elogiato il grandissimo spettacolo delle langhe del Roero, famose per il tartufo bianco di Cuneo e i vini blasonati come il Barbera, che è un vino molto molto riconosciuto, e tutti quanti hanno anche sono andati a specificare la difficoltà altimetrica del percorso. Come dicevi anche giustamente, è una delle prime vere grandi corse del nostro calendario. Quest'anno poi è venuta a mancare una corsa molto importante, l'internazionale di Loano, a causa di abbiamo potuto anche sentire che mancavano certe autorizzazioni per concedere il pass della corsa. Quindi questo è una disdetta, perché soltanto per causa non anche economiche, perché comunque sì, queste corse costano veramente molto e quindi gli organizzatori ci mettono tutto il cuore e la passione, ma poi ci si mette di mezzo anche la burocrazia. Questo sicuramente non va a impedire anche lo svolgimento delle corse, e invece oggi prende il via con tanti nomi blasonati anche questa grande edizione giunta alla numero 15 del Gran Premio Vini del Roero. Sì, sicuramente una corsa importante, perché permette agli atleti di confrontarsi con il meglio della categoria, atleti che vengono dal sud come dalla Basilicata, per poi passare al centro come le Marche, l'Emilia Romagna, fino ad arrivare a Lombardia, tutte il Veneto, la Toscana, tutte le migliori regioni sono rappresentate oggi. Una vera e propria gara di livello nazionale. Allora, visto che adesso siamo intanto con le immagini dall'alto nelle fasi di trasferimento, andiamo a vedere qualche nome appunto sull'elenco iscritti, partendo dal numero 1, vale dire Ilario Cagnazzo della LAN Service, il primo degli atleti iscritti, e poi proseguiamo con alcune società e alcuni dei nomi a cui noi abbiamo dato diciamo anche così, in vista dei suoi risultati, le possibilità di giocarsi questo finale. Sì, abbiamo i fortissimi corridori del Team Giorgi, tra i quali Nicola Plebani e Alessio Martinelli, che oggi sono sicuramente guardati dai migliori del gruppo, per poi passare a Davide Ongaro della San Vendemiano, oppure anche Elia Alessio del UC Giorgione, oppure anche Riccardo Rizzi della CS Libertas Scorsè, oppure anche per l'Italia Nuova abbiamo Davide Rapporto, oppure anche per l'Angelo Gomme Villadose abbiamo David Sebastian Cajamini. Sì, questi sono alcuni nomi, e avremo modo poi di andare a vedere in corsa come si svilupperanno le loro azioni. Intanto siamo al grande stabilimento dell'Aperol, che appunto è sempre vicino a questa organizzazione, con i corridori che adesso si stanno andando a preparare per, adesso effettueranno un'inversione a U, poiché la partenza è girata al verso contrario, dove gli sarà dato il via ufficiale. Ed eccolo, in questo momento partono i 156 corridori che hanno firmato il foglio firma di gara. Splendide vedute dall'alto con Elia, tanti sponsor che abbiamo detto che danno il loro aiuto, soprattutto qui sono sponsor divini, quindi anche tanti nomi blasonati abbiamo che danno il loro supporto. Dicevamo, una partenza che vedeva tanti nomi. Tanto siamo tornati con le immagini sulla corsa,
e qui mancano 100 metri all'arrivo, quindi in leggera salita, e adesso mancano 10 km alla conclusione. Ultimo giro, quindi suono della campana per il battistrada dell'Unione Ciclistica Giorgione, Riccardo Carretta, che sta cercando di interpretare al meglio le fasi conclusive di corsa. Dietro comunque il gruppo non è lontano, ha affrontato a tutta canna la discesa, ma davanti c'è sempre Martinelli, che sta facendo buona guardia e sta dettando lui il ritmo in gruppo. Poi dopodiché riceve anche i cambi dalla San Vendemmiano, poi c'è Verre e c'era stato segnalato in testa, quindi ancora la superiorità numerica, un uomo solo al comando. Vedremo però come andrà a finire con la terribile ascesa della strada della Crosa, con il tratto al 21%. Vediamo l'atleta. Intanto ricordiamo Luci Giorgione, una delle squadre che ha fatto crescere Nicola Conci, atleta che adesso milita nella Trek Segafredo, protagonista adesso al Giro d'Italia 2019, partito pochi giorni fa. Assolutamente, ricordiamo, quindi sono squadre nobili queste che stanno partecipando a questa grandissima quindicesima edizione del Gran Premio Vini del Roero, la primavera dei campioni, e appunto si sta mettendo in grande luce Riccardo Carretta. Adesso mani alte sul manubrio, continua a innestare il rapporto lungo e a cercare di continuare nella sua azione. Telecamera che si gira, vediamo anche dietro di nuovo il team Giorgione, Team Giorgi, che sta continuando nella sua azione. Infatti si è voltato, ha visto che lo stavano braccando il team Giorgi e si è rialzato. Nulla da fare per Riccardo Carretta. Niente, il team Giorgi in testa, adesso c'è uno scatto di Martinelli, che si porta in testa, si volta, era una finta. Aveva provato a partire, però vedeva di essere più controllato, e allora torna nuovamente al comando. Lo vediamo inquadrato il numero 25, Pietro Salvadori, a lavorare a questo punto per il capitano indiscusso. L'abbiamo ben capito dalle immagini che fino adesso abbiamo potuto vedere, con il gruppo che oramai è selezionato. Siamo sulla ventina scarsa di unità che potrebbero giocarsi questo gran finale. Sì, gli atleti che hanno le gambe si trovano in questo gruppetto, quindi sarà un finale davvero spettacolare, e si giocheranno tutto sullo strappo di Valpone a 4 km dall'arrivo. Siamo agli ultimi 5 km ora e troviamo sempre quindi Pietro Salvadori che sta lavorando in funzione di Alessio Martinelli, la maglia quella del campione regionale lombardo, e adesso infatti si va a chiudere la maglietta Alessio Martinelli. Stiamo entrando nelle fasi conclusive, le fasi decisive di corsa. Sì, lo strappo duro, stretto, sarà fondamentale prenderlo in testa. Verre, De Cassan, Nisi abbiamo visto nelle primissime posizioni dietro. Questi sono gli uomini che stanno viaggiando nelle primissime posizioni. Team Giorgione, che oggi si è messo in luce, hanno fatto loro la corsa. Questo è poco, ma sicuro. Sì, bellissima queste immagini. Intanto siamo quasi allo strappo. E l'atleta del Team Giorgi, che si sta sacrificando per il suo capitano, anche questo insegna il ciclismo. E qui importante anche il lavoro di squadra. Attenzione dietro, attenzione al portacolori dell'Italia Nuova, Borgo Panigale, sembrava Galli, adesso mi è parso, non vorrei errare. Stiamo entrando, abbiamo svoltato, siamo negli ultimi 4 km, la salita, si è elevato il compagno di Martinelli, e adesso vediamo cosa accade. Adesso è Martinelli in prima posizione a dettare il ritmo. Sì, ritmo che sta controllando, e adesso ancora le rampe più dure devono arrivare, quindi è in una fase di controllo. Sta controllando e lo sta dirigendo lui proprio in prima posizione. Ovviamente le nostre telecamere lo tengono nel mirino per inquadrare le splendide azioni conclusive del Gran Premio Vini del Roero. In seconda posizione Verre, Cagliamini, poi l'abbiamo visto inquadrato. Attenzione, si alza sui pedali ora Alessio Martinelli, scatta, prova a fare l'azione e prova a disperdere il gruppetto dei migliori. Bella ed efficace l'azione di Martinelli, che sta scremando il gruppo. Raccani, Cagliamini, Butteroni sembrano resistere all'azione di Martinelli, e adesso vedremo se qualcuno avrà il coraggio di rispondere a questo attacco. E si tratta di Cagliamini che si alza sui pedali.
Raccani, Cagliamini, Butteroni, Carretta e Martinelli sono questi i primi 5 atleti che si stanno sganciando proprio in queste interessantissime fasi. Attenzione ora all'attacco di Gregorio Butteroni del team Franco Ballerini 2C, che prova a fare il forcing sulla scesa finale. Siamo al Gran Premio della Montagna, manca una decina di metri. Telecamere fisse all'arrivo, sprint lanciato dal portacolori del Torgione, Carretta, ma esce con un poderoso sprint e va a vincere Alessio Martinelli, team Fratelli Giorgi. Seconda posizione per Riccardo Carretta, Unione Ciclistica Giorgione. Terza piazza per Simone Raccani, Borgo Molino Rinascita Ormel. Quarto Sebastian David Cagliamini dell'Angelo Gomme Villadose. Quinto Gregorio Butteroni del team Franco Ballerini 2C. Sesta posizione invece per Elia Alessio dell'Unione Ciclistica Giorgione Aliseo. A 9 secondi che ha regolato il gruppetto, poi Giacomo Villa, Unione Sportiva Biassono, Draghi Guido del gruppo sportivo Stabia Ciclismo, Giosuè Crescioli, PT Shoes. Decima posizione per Gianluca Simeoni dell'Unione Ciclistica Giorgione. E questo è l'arrivo a rallenti dello sprint del 15° Gran Premio Vini del Roero. E quindi concludiamo la nostra telecronaca da Leonardo Metalli e Delia Battistini. L'appuntamento lo rinnoviamo alle prossime corse. Alessio, che finale? Sì, un finale molto duro, con una salita durissima dove io ho cercato di dare il mio massimo, però si è scollinato secondo, poi in piano ho fatto una bella progressione per riprenderlo, poi ci siamo giocati la volata in 5 e ce l'ho fatta vincerla. Aggiungi il tuo nome a un Albo d'Oro prestigiosissimo, sicuramente una grande soddisfazione. Sì, questa è la gara più importante finora che ho vinto e penso che sono contentissimo, non ho le parole per esprimermi. Una dedica per questa bella vittoria? La dedica va al mio compagno Salvatori e Pavese e Cometti, che oggi mi hanno aiutato tutta la gara. Sono fidati di me e devo ringraziare solo loro, e perché senza di loro oggi non ce l'avrei fatta vincere. Studio con l'ultimo servizio prima di salutare con un'ultima domanda alle nostre ospiti da Capoliveri, prova UCI Marathon Series, la Capoliveri Legend Cup. Weekend importante quello che si è corso a Capoliveri, Isola d'Elba, dove appunto si è tenuta la Capoliveri Legend Cup, 10 anni, decimo anniversario di questa gara, per il quarto anno prova del prestigioso UCI Marathon Series. 2 settimane fa abbiamo commentato proprio qui a Scratch la prima prova italiana di questo circuito internazionale, che altro non è che la Coppa del Mondo per le lunghe distanze. Eravamo a Spilimbergo, ora scenario completamente diverso, con un bel sole, con un'isola spettacolare e con un parterre veramente, un parterre de Roi
con il campione europeo Alexei Medvedev, tutti i migliori in ambito nazionale, il campione italiano Porro, abbiamo gli atleti della Trek, abbiamo gli atleti della Villiers, della Scott, Yuri Ragnoli, insomma ci saranno tanti tanti atleti che cercheranno di dire la loro. Attenzione ovviamente anche agli stranieri, perché c'è il team Bulls con Alban Lakata e appunto i cechi della Vitalo Future Cycling con Christian Hinek, vincitore tra l'altro dell'edizione scorsa della Capoliveri Legend, e Martin Stosek. Questo lungo gruppone anche con le ragazze, parecchie gli atlete al via. Abbiamo la campionessa italiana Mara Fumagalli, che sicuramente ha i favori del pronostico, ma attenzione anche all'atleta, alla giovane atleta Martina Berta della Torpado Ursus, un atleta che normalmente fa cross country. Pronti via, fin dall'inizio la gara è tiratissima, con davanti molto attivi abbiamo visto Alexei Medvedev con Gerhard Kaeschbaumer che ogni anno sceglie l'isola d'Elba per preparare poi l'apertura di Coppa del Mondo. Lo ricordiamo, la settimana prossima ci sarà Albstadt, la prima prova appunto di Coppa del Mondo di cross country, e quindi Torpado Ursus che ha affrontato questa marathon a mo' di allenamento. Ma sicuramente Gerhard Kaeschbaumer non è un atleta che viene per far presenza, ma ha appunto affrontato fin dall'inizio, intanto paesaggi veramente spettacolari qui all'Isola d'Elba, dicevo fin dall'inizio affrontato la gara con un ritmo molto molto alto. Ecco qui intanto lo vediamo Alexei Medvedev con Gerhard Kaeschbaumer, molto attivo anche Daniele Mensi. Intanto le immagini dall'alto ci fanno capire anche il motivo principale per cui molti anche amatori scelgono Capoliveri Legend, un weekend dedicato alla gara, ma non solo, con paesaggi spettacolari, con la possibilità anche di trovare un'ambientazione quasi lunare. Questa è la zona tra l'altro delle miniere, una delle zone anche un po' particolari dell'isola. 2400 gli iscritti, una gara che è andata sold out molto molto presto e che ogni anno veramente raggruppa il meglio per quanto riguarda sia gli atleti agonisti che anche i molti amatori che decidono di venire a fare un weekend particolare, aggiungendo anche appunto qualche giorno di vacanza. E sicuramente questa bellissima ambientazione ne è la prova. Davanti intanto però non si guardano in faccia, perché Gerhard Kaeschbaumer con Daniele Mensi e Alexei Medvedev stanno cercando di distanziare poi tutti gli altri inseguitori. Attenzione perché c'è un pimpantissimo anche Yuri Ragnoli, c'è Samuele Porro, l'abbiamo visto proprio dietro ad inseguire un Mensi scatenato che sta tirando appunto in questo tratto di percorso. Dicevamo, gara che è organizzata dal Capoliveri Bike Park in collaborazione con il comune di Capoliveri. Eccolo qui Mensi che veramente tira alla morte per cercare di staccare Daniele Mensi, che reduce tra l'altro di ottime prestazioni nell'ultimo periodo. Ma davanti li abbiamo visti appunto tutti i grandi protagonisti delle ultime gare anche che abbiamo commentato di Marathon Series. Forse l'unico che c'entra un po' meno con appunto le gare a lunga distanza è il campione, il vice campione del mondo di cross country, campione italiano, non veste ovviamente la maglia tricolore qui, Gerhard Kaeschbaumer, che ovviamente fino a buona parte della gara è al comando assieme appunto al campione europeo Alexei Medvedev, assieme a Daniele Mensi, assieme a Yuri Ragnoli, Samuele Porro. Insomma sono questi gli atleti che si stanno appunto stanno lottando per il primato assoluto. Spazio anche ai tanti amatori che partono da ogni parte d'Italia per venire appunto a gareggiare qui a Capoliveri. In gara anche un professionista su strada, Simone Velasco, lui elbano tra l'altro di nascita, abita all'Isola d'Elba e visto che la Neri Sottoli non è stata quest'anno invitata al Giro d'Italia, ne ha approfittato come del resto lo scorso anno per partecipare a questa gara, la gara di casa. Lui che viene dal mountain bike, viene anche dal ciclocross e poi ha trovato veramente una grandissima carriera su strada, lo ricordiamo quest'anno vincitore anche a Laigueglia, al trofeo di Laigueglia.
paesaggi veramente spettacolari, sembra di essere a Marte, un percorso tra l'altro anche molto tecnico. Vediamo appunto in discesa ora Alexei Medved, dicevamo un percorso anche molto tecnico, perché è un percorso che non dà respiro, questi continui su e giù, non ci sono delle salite lunghissime stile alpino. Ricordiamo la prossima tappa dell'UCI Marathon Series per quanto riguarda l'Italia sarà la Sella Ronda Hero, che trasmetteremo anche noi di Scratch, quindi continuate a seguirci perché la mountain bike nella nostra trasmissione è sempre molto molto presente. Questo è un percorso un po' stile cross country, un cross country lungo, 80 km, oltre 3000 metri di dislivello, parzialmente tra l'altro rivisto rispetto all'edizione del 2018, e appunto nell'ultimo frangente abbiamo visto appunto un nuovo passaggio, uno dei tanti tratti che è stato aggiunto ed è stato migliorato questo percorso, appunto perché si cerca sempre di poi rendere entusiasmante anche la gara. Spazio, eccolo qui, a Simone anche Velasco, l'abbiamo visto proprio in velocità, l'atleta della Neri Sottoli appunto che gareggiava qui in casa, San Parisi, insomma i grandi protagonisti di questa prima parte di stagione ci sono tutti, c'è Alban Lakata, c'è Rabensteiner, c'è attenzione anche al cieco Martin Stosek, che potrebbe essere un po' la mina vagante. Intanto lo vediamo appunto davanti con gara Cashbaumer, questa è la telecamera di Mirko Pirazzoli che per l'occasione ha fatto da cameraman on board su una e-bike, quindi vediamo anche come può servire a volte l'e-bike per seguire appunto questi atleti. Scatenatissimo Gerhard Cashbaumer, che non ha mai fatto delle prove marathon per cercare di vincerle. Qui si entra nella parte di spiaggia molto molto suggestiva, l'isola d'Elba, che è stata un po' un'isola felice in questo weekend, veramente per tutta Italia grandissimo maltempo, invece qui un sole spettacolare, un mare veramente spettacolare. La parte della scalinata, uno dei tratti anche un po' caratteristici di questo percorso, una scalinata anche molto molto tecnica da affrontare prima di arrivare, questo intanto ancora Simone Velasco in salita, prima di arrivare poi nel, a mio avviso, eccolo qua, il muro della leggenda, il tratto più bello, dove il pubblico si ferma per applaudire gli atleti. Vediamo appunto Stosek, che ha staccato Gerhard Cashbaumer, vittima tra l'altro di una foratura. Questo è Yuri Ragnoli in grandissima rimonta, quindi vediamo anche Fabian Rabensteiner con Alban Lakata, quindi attenzione Cristian Cominelli, anche questo è Porro, via via appunto andiamo a scorrere tutti gli atleti che poi troveremo anche nella top 10. Questo da on board lo vediamo, è appunto il muro della leggenda. Dopo questo muro c'è l'ultima salita, quella che porterà al santuario della Madonna delle Grazie, per poi discesa e l'arrivo di Capoliveri, quindi la lotta l'abbiamo vista in questo momento, è tra Stosek che è al comando tutto solo e dietro un po' attapirato Gerhard Cashbaumer, che oltre alla foratura sta pagando un po' anche la distanza, questi 80 km in grandissima rimonta Yuri Ragnoli, quindi c'è Fabian Rabensteiner con Alban Lakata, quindi attenzione perché eccolo qua intanto l'arrivo del vincitore Martin Stosek della Vitolo Future Cycling, 3 ore 36 e 34, in seconda posizione Yuri Ragnoli, 3 ore 39 e 48, quindi Fabian Rabensteiner in terza, 3 ore 42, segue Alban Lakata in quarta posizione, in quinta Cristian Cominelli, in sesta Samuele Porro, il campione d'Italia, in settima Jacopo Billi, quindi Stefano Valdrighi, Johnny Cataneo e Christian Inek. Queste le medaglie per tutti i finisher, anche i tanti amatori soddisfatti di questa Capoliveri Legend Cup, il podio con il vincitore Martin Stosek, Yuri Ragnoli e Fabian Rabensteiner. Li vediamo appunto i tre grandissimi protagonisti di questa tappa di UCI Marathon Series. E
diamo un occhio anche alla gara femminile, che è stata dominata da Mara Fumagalli, la campionessa italiana, 4 ore 17 e 32, netto il suo dominio, perché la seconda, Maria Cristina Nisi, arriverà ai 4 ore 35, quindi quasi 20 minuti di vantaggio. In terza posizione Martina Berta, che ha fatto una piccola pausa dal cross country per fare un ottimo allenamento. Quindi quarto posto per Elisa Gastalti, quinta Gaia Ravagnoli. Via l'intervista da Capoliveri, è tutto. Ma una gara stupenda, bellissimo percorso, bel tempo, bel parterre di corridori, quindi è stata una prova soddisfacente, almeno da parte mia, con parecchi italiani piazzati. Purtroppo ci è scappata la vittoria, c'era un Kesbaumer davanti per tutta la gara, ma poi si è dovuto arrendere a una foratura. Comunque si sono comportati bene Ragnoli, abbiamo visto appena alle mie spalle Cominelli, Rabesteiner, è un Lacata che pian piano arriva, nonostante i suoi quasi penso 40 anni, è ancora lì davanti e si è giocato una quarta posizione. Comunque una organizzazione spettacolare questa. Sì, c'è davvero da fare i complimenti a tutto il Capoliveri Bike Park e anche l'amministrazione comunale, perché hanno messo negli anni in piedi questa manifestazione con tantissima gente, a parte loro i professionisti, ma abbiamo visto più di 2.000-2.400 partenti amatori, quindi una soddisfazione anche questa. Ultimi tre minuti per fare alcune domande, non farò domande scomode, però sicuramente, l'abbiamo parlato anche con Alessandra Cappellotto la settimana scorsa, il problema degli stipendi e dei premi gara è un problema che voi sentite molto, perché siete comunque delle ragazze che o studiate o comunque dedicate tanto tempo anche al ciclismo, però un po' ti brucia, Sofia, vedere che magari il Stacchio, che salutiamo, quando vince in Sicilia non prende come una Beijing se vince ad esempio al Giro di Campania. Perché succede questo? Giusto? Me lo domando pure io, perché è una domanda che penso tutte noi ce lo facciamo sempre, e purtroppo la nostra realtà in questi anni è così. È sempre stata anche negli anni passati, penso anche quando correvi tu, e quindi c'è la speranza che ci sia un miglioramento, però si vedrà. Cioè, io su questo metto le mani avanti, perché è sempre un mondo un po' complesso. Però dai, la speranza c'è. Guardare positivo, giusto? Esatto. Noi l'impegno ce lo mettiamo, però vorrei anche che le persone che magari mettono i soldi su di noi, soprattutto per le squadre, eccetera, ci sia anche un ricambio della fatica che mettiamo, del sacrificio, che è uguale, identico a quello dei maschi. E tra l'altro, io apro e chiudo una parentesi, forse bisogna cominciare anche a capire che anche una donna professionista potrebbe essere un buon veicolo. Faccio un esempio della Trek Segafredo e delle Bollmans, che vengono anche usate dal punto di vista mediatico. Un esempio, Yolanda Neff, che viene chiamata per fare le pubblicità. Quindi, cioè, o la Paternoster, che ha trovato anche degli ingaggi, giusto, Letizia, da sponsor, come può essere la Melinda, come il Trentino e quant'altro. Quindi c'è la possibilità, no, di trovare uno sbocco anche per il ciclismo femminile, a mio avviso, se si vuole. Sì, esatto. Oltretutto il livello è veramente alto del ciclismo femminile. Ci sono delle atlete che vanno veramente forte, quindi farebbe una bella figura anche, cioè gli sponsor farebbero una bella figura ad appoggiare queste atlete che insomma non fanno veramente dei bei numeri. Bei numeri anche paragonati ai colleghi al maschile. Noi non ci piace mai paragonare, però ogni tanto qualche sassolino dalla scarpa bisogna anche toglierselo. Purtroppo abbiamo già finito il tempo a nostra disposizione, perché quando abbiamo delle belle ragazze che parlano è sempre, passa tutto velocemente. Io vi do appuntamento alla settimana prossima. Comincia la Coppa del Mondo di cross country da Albstadt, quindi seguiteci, perché c'è questo duello tra Nino Schurter, Gara Cashbaumer, e attenzione, perché arriva anche Mathieu van der Poel, che secondo me arriverà non per fare la comparsa. Cosa ne pensate voi? È un fenomeno, quindi sicuramente ha vinto anche questa settimana, quindi ci aspettiamo una grandissima Coppa del Mondo da Albstadt, Germania. Seguiteci, perché noi la faremo vedere. Appuntamento alla settimana prossima. Grazie ragazze. Grazie mille a voi. E stoppate.
Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio vi dà appuntamento tutti i mercoledì alle ore 20 su Canale Italia 84 del Digitale Terrestre con Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com.